Dopo l'evento del 24 gennaio destinato ai portatori di interesse, ieri il Salone Metaurense del Palazzo Ducale ha accolto, secondo evento ufficiale del percorso di avvicinamento a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Al momento istituzionale hanno partecipato 50 sindaci della provincia, ma anche le autorità, le associazioni di categoria e i rappresentanti di università e accademie. Per l'occasione il vice sindaco Daniele Vimini ha annunciato che il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, il prossimo 24 febbraio arriverà in città per inaugurare il nuovo assetto della pescheria, uno dei luoghi simbolo di Pesaro 2024. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti come se questo anno fosse già iniziato, perché infatti è già iniziato, e soprattutto sentirci responsabilizzati e fare in modo che sia una sfida che possa poi durare in termini di risultati, di benefici per il nostro territorio per gli anni a venire. Pensiamo ad accendere quello che vogliamo essere un fuoco olimpico, cioè qualcosa destinato a durare, destinato ad ardere e destinato a raccontare la provincia di Pesaro Urbino con tutte le sue potenzialità, più ancora di quanto fino ad ora non sia conosciuta anche per i propri meriti, grazie alla straordinaria opportunità che è rappresentata dalla capitale italiana della cultura 2024. L'incontro si è svolto alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco, che ha aperto il pomeriggio con un invito a lavorare insieme in una strategia condivisa. Tutti i comuni, ha detto, hanno la possibilità di mettersi in mostra e di far emergere le peculiarità e le eccellenze di ogni singolo territorio. Noi come prefettura ci sentiamo chiamati in gioco, per cui ci stiamo rifacendo il look insieme all'Agenzia del Demanio, che ringrazio. Abbiamo fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi in modo da rendere questo palazzo ancora più bello di quello che è, e di portarlo, diciamo, al suo valore e alla sua bellezza rinascimentale, di tal che possa essere goduto da tutti. Il 2023, come spiegato da Straccini, direttore generale di Pesaro 2024, sarà un anno intenso di confronti e lavoro duro per dare forma a un dossier molto articolato che ha come punto di forza il coinvolgimento di tutta la provincia e la coprogettazione dei contenuti. Per ora, aggiunto, attendiamo le indicazioni di un referente per ciascun comune con il quale iniziare a lavorare sui temi. Le tappe fondamentali sono a luglio la presentazione del programma, entro dicembre la conferenza stampa nazionale e a gennaio 2024 la cerimonia inaugurale. Ogni comune una settimana diventerà capitale italiana della cultura. Le direttive su cui stiamo lavorando sono quelle che più già, insomma, ci fanno conoscere anche al di fuori del territorio provinciale e regionale, che sono sicuramente il teatro, l'associazionismo, l'enogastronomia, le nostre sagre, i nostri borghi. Quindi stiamo lavorando un po' su queste direttrici e presto penso che avremo anche qualcosa su cui lavorare di veramente molto concreto. Presenti tra gli altri anche i sindaci di Monbaroccio e Mondolfo. Siamo orgogliosi di fare rete, di fare squadra nei prossimi mesi assieme al comune di Pesaro per promuovere al meglio il nostro territorio, la nostra provincia, ma anche la nostra regione. Qualche peculiarità da promuovere di Mondolfo e Marotta, cosa si potrebbe dire? Ma sicuramente la terra delle due vacanze in una, quindi il borgo Mondolfo e la bandiera blu, la località turistica Marotta con il suo lungomare e la sua ciclovia adriatica. Devo ringraziare il Comune di Pesaro, l'assessorato alla cultura, per l'ottimo lavoro svolto e anche il Ministero per aver premiato questa coralità di progetti. Monbaroccio è pronta, Monbaroccio ha da dare, Palazzo del Monte, il Beato Sante, tutti i musei civici della civiltà contadina, tutta l'arte che abbiamo da mettere a disposizione in un magnifico borgo medievale e rinascimentale.